Caro professor Rubbia, sono molto lieto che il programma di ricerca intrapreso da Giuliano Preparata abbia conseguito il suo scopo. È il 10 aprile del 2002. Il famoso elettrochimico britannico Martin Fleischmann ha appena visitato i laboratori di fisica nucleare dell'Enea di Frascati. Lo scienziato che nel 1989 era stato emarginato dalla comunità scientifica per aver annunciato la possibilità che alcuni atomi possano fondersi a temperatura ambiente, la famosa fusione fredda, è un uomo compassato, ma non riesce a trattenere l'entusiasmo. Decide di scrivere al premio Nobel Carlo Rubbia, all'epoca presidente dell'Agenzia Italiana per l'Energia, l'Enea. I risultati ottenuti dai ricercatori italiani sono veramente impressionanti, e non esagero. In questo laboratorio abbiamo lavorato approssimativamente dal 99 al 2002. E questa è la camera termostatata che ha ospitato l'esperimento di elettrolisi. Antonella De Ninno è un fisico nucleare dell'Enea di Frascati. Con Antonio Frattolillo ed Emilio Del Giudice ha realizzato il primo esperimento al mondo che mirasse a verificare una teoria in grado di spiegare i meccanismi della fusione fredda. La teoria elaborata dal fisico italiano Giuliano Preparata. Noi abbiamo realizzato un esperimento in cui fosse possibile simultaneamente misurare eccessi di calore e eventuali produzioni di elio 4, che è una firma della natura nucleare dell'evento. Era stato lo stesso Carlo Rubbia a chiedere una misura che facesse i conti una volta per tutte con la fusione fredda. Era il più grande fiasco scientifico del secolo o era una rivoluzione dalle enormi implicazioni scientifiche e tecnologiche? 10 anni dopo l'annuncio di Martin Fleischmann e Stanley Pons, l'italiana Enea decise che era tempo di fare chiarezza. Nel 99, quando Rubbia diventò presidente dell'Enea, si è creata una congiuntura astrale favorevole. Per la prima volta la fusione fredda diventa oggetto di una ricerca organica. L'Enea assegna al gruppo di Frascati 1 miliardo e 150 milioni di lire e 36 mesi di tempo per risolvere l'enigma. Sono anni di grande lavoro e grandi speranze. Negli ultimi mesi abbiamo ovviamente accelerato perché è chiaro, insomma, vedevamo il risultato a portata di mano e nell'aprile del 2002 abbiamo mandato un'informativa a Rubbia per dire che noi eravamo pronti a relazionare sui risultati del progetto. I risultati che noi abbiamo ottenuto di fatto verificano la teoria. L'esperimento di Frascati aveva risposto alla domanda iniziale, aveva stabilito una relazione diretta tra la produzione di calore e l'aumento di atomi di elio. Non si poteva più dire che la fusione fredda era un'allucinazione collettiva. L'uomo che aveva reso possibile l'esperimento, Carlo Rubbia, è il primo a esserne informato. Rubbia è stato molto... ha lasciato passare qualche tempo prima di risponderci in realtà. Poi, dopo si è interessato al problema, ha voluto parlare con noi, ha fatto pressioni per parlare rapidamente con noi e ci ha detto che pensava che fosse un bel esperimento. Quando scrivemmo il rapporto, per circa 10 giorni, seguì molto da vicino la stesura del rapporto e fu prodigo di consigli e di utili suggerimenti. Fu Carlo Rubbia a disegnare materialmente il grafico più importante, quello che metteva in relazione l'eccesso di calore con la comparsa di atomi di elio. In pochi giorni cambia tutto, le riviste non pubblicano, con varie motivazioni, Rubbia diventa irreperibile. L'entusiasmo si infrange contro un impenetrabile muro di silenzio. Ma lei e gli altri colleghi notaste un cambiamento di atteggiamento del professor Rubbia? Beh, non avemmo più colloqui con lui, non so per quale motivo. Che cosa ha indotto Carlo Rubbia a ignorare il rapporto sulla fusione fredda, rapporto che lui stesso aveva commissionato? Rai News 24 ha provato a chiedergli che cosa sia successo in quei giorni della primavera del 2002, ma il premio Nobel ha preferito non rispondere. Nessuno che abbia detto questo è sbagliato, questo non andava fatto così, quindi se la nostra misura è sbagliata noi non sappiamo perché. Nell'autunno del 2002 il gruppo di ricercatori di Frascati gioca l'ultima carta, invia al presidente dell'Enea il progetto per la continuazione degli esperimenti sulla fusione fredda. No, noi non abbiamo mai ricevuto nessuna risposta. È stata ignorata? Sì. Nessuna, quindi è finita lì. Cioè, voi avete dimostrato
che in qualche modo un fenomeno che insomma, alcuni conoscono come fusione fredda ha un fondamento concreto e la cosa è finita lì. Sì. L'esperimento resta confinato in un rapporto tecnico interno dell'Enea, il rapporto 41 del 2002. Il paradosso è che si era ottenuto quello che si cercava, una misura inequivocabile. In effetti si ha la netta sensazione che questo tipo di ricerca sia stata in qualche modo insabbiata purtroppo per troppi anni. Roberto Germano ha scritto un libro dal titolo eloquente Fusione fredda, moderna storia di alchimia e inquisizione, una ricostruzione chiara e puntuale delle tante anomalie che hanno accompagnato questa ricerca, a partire dalla fretta con cui fu liquidata già nell'estate del 1989. Malgrado tutto questo, sono state una serie di ricerche, spesso anche di privati, non solo di accademici, che hanno aperto un ventaglio enorme di diverse ricerche, diversi esperimenti. Abbiamo potuto verificare che molte società, anche dai nomi importanti, hanno investito e stanno investendo sullo studio delle cosiddette reazioni nucleari a temperatura ambiente. La cosa interessante è che nessuna di queste compagnie ama essere associata alla famigerata fusione fredda. Lo fanno, ma quasi sempre non lo dicono. Tra le molte società che probabilmente stanno lavorando in segreto sulla fusione fredda, ce n'è una che ha fatto le cose in grande. È il gigante francese dell'energia, EDF, l'Electricité de France. Il 4 marzo del 2003 i dirigenti dell'EDF incontrano i responsabili del commissariato per l'energia atomica. Il CEA è l'agenzia francese che in decine di centri in cui lavorano 15.000 persone gestisce tutte le attività nucleari di Parigi, civili e militari. Nel vertice del 4 marzo la compagnia elettrica francese chiede al CEA di tornare a lavorare sulla fusione fredda. Abbiamo ricevuto una stranissima convocazione da parte dell'alto commissariato del CEA. Ci è arrivato un'email in cui il capo di gabinetto dell'alto commissario del CEA ci invitava a Parigi per tenere un seminario sulla fusione fredda. Gli scienziati del commissariato per l'energia atomica ascoltano la relazione dei fisici dell'Enea e decidono di approfondire la questione. Sono venute tre persone, sono state qui ospiti all'Enea per un giorno, hanno visitato il laboratorio, ci hanno fatto domande molto molto approfondite, hanno preso fotografie, fatto disegni, insomma. Noi abbiamo erroneamente interpretato la cosa come una volontà da parte loro di collaborare. Il CEA non era interessato a una collaborazione, semplicemente ha risposto a una richiesta dell'EDF di andare a vedere che cosa avevano fatto gli italiani. Grazie alle informazioni raccolte all'Enea di Frascati, l'EDF ha creato un suo laboratorio di fusione fredda nel centro di ricerca EDF di Le Renardier, nei pressi di Parigi. Che cosa hanno fatto gli italiani dell'Enel? Di sicuro hanno valutato l'ipotesi di entrare in gioco, come risulta dal documento interno di cui Renews 24 è entrata in possesso. La data è il 2 febbraio del 2004. Si analizza l'eventuale partecipazione dell'Enel al finanziamento delle attività dell'Enea sulla fusione fredda. Il fenomeno non sembra essere totalmente una bufala, anche se la sua applicazione nel campo della generazione di energia sembra remota, si legge nel rapporto, che conclude: la decisione relativa all'eventuale finanziamento deve considerare accanto agli aspetti scientifici gli aspetti d'immagine. Come dire, attenti che se ci mettiamo nella fusione fredda possiamo perdere la faccia. L'Enel recepì il messaggio, neanche un euro è stato investito in questa ricerca. Eppure per chi fa energia la novità potrebbe avere un qualche impatto. Utilizzando tutto il reticolo di un grammo di palladio e un litro di acqua pesante, si riuscirebbero a ottenere decine di kilowatt addirittura per secoli. Quindi questo è l'ordine di grandezza e la densità di energia di cui stiamo parlando. Questo qua, ecco, ti faccio vedere, questo contenitore è il contenitore dei CD-ROM, che noi abbiamo modificato e l'abbiamo utilizzato come paraspruzzo. Il laboratorio di Vincenzo Iori e Domenico Cirillo è una specie di grotta dei miracoli. Cella, catodi, misuratori, quasi tutto è fatto a mano, artigianalmente. I due scienziati casertani dal 2003 hanno compiuto centinaia di esperimenti utilizzando un sistema più semplice e più economico di quello di Frascati, catodo di tungsteno e acqua distillata, con risultati sempre più interessanti.
Ecco, adesso il plasma sta avvolgendo completamente il catodo, la schiuma è, ripeto, è un residuo della lavorazione precedente, fino a mostrare tutta l'energia di questo fenomeno, che poi alla fine è un fenomeno chimico-fisico che in qualche modo però fa registrare delle anomalie. Non solo i quattro misuratori registrano un guadagno di energia rispetto a quella fornita in ingresso. Facendo analizzare il contenuto della cella si trovano sostanze prima assenti, come renio, osmio, itterbio e anche oro. Tutti elementi che hanno un numero atomico molto vicino a quello del tungsteno. L'ipotesi è che in questo piccolo scantinato di Caserta stiano avvenendo fenomeni di trasmutazione nucleare. Si riesce a trasformare la materia. Il fenomeno in sé è ripetibile, le trasmutazioni non abbiamo ancora il governo e non sappiamo ancora effettivamente le condizioni migliori per ottenerle. Esperimenti di trasmutazione fredda, loro li chiamano così. È inutile dire che eventuali sviluppi applicativi nel campo della produzione di energia e in quello ancora più avanzato della trasformazione degli elementi chimici non avrebbero praticamente prezzo. Quanto costa quindi un esperimento? Costa pochissimo, perché considerando che quest'acqua, l'acqua distillata, in questo caso un litro, può costare un euro e mezzo, in questo caso noi usiamo meno di un litro, poi usiamo un sale, il carbonato di potassio, che ce ne vogliono 20 euro per comprarne un chilo, quindi si tratta di pochi euro, anche in questo caso quelli che utilizziamo, e poi delle barrette di tungsteno che nelle condizioni peggiori di costo possono costare un 20-30 euro, ma se ne trovano anche a un euro e mezzo. Da più di 3 anni Iorio e Cirillo passano in laboratorio il pomeriggio e la sera del sabato. Il resto della settimana devono lavorare. Con uno stipendio che ci faccia campare, con un'intera giornata dedicata alla risoluzione di questo problema nel giro di un paio d'anni, riusciremo ad avere anche una possibilità di sviluppo in potenziale di tutte le promesse di questo esperimento, che per ora sono solo promesse. Il 20 ottobre del 2004 la partita a sorpresa si riapre. Il Ministero delle Attività Produttive convoca nella sede di Via Molise il direttore dell'unità fusione dell'Enea di Frascati, Samuelli, e i fisici De Ninno e Frattolillo. Salvatore della Corte è il dirigente grazie al quale il governo italiano scopre la fusione fredda. Per la verità sono venuto a conoscenza tramite la lettura di alcuni articoli pubblicati sul sito dell'Enea, questo io personalmente proprio, diciamo tra le varie fonti era possibile, e abbiamo verificato che diciamo questi documenti erano di altissimo valore scientifico. Si ricorda quale articolo ha letto in particolare? Ne ho letto uno a firma di De Ninno. Il rapporto 41 del 2002 sulla fusione fredda e l'elio 4. Esatto. Dopo oltre un anno di passaggi burocratici, alla fine del 2005 si arriva alla firma della convenzione. Il Ministero finanzierà un progetto di fusione fredda dell'Enea con 800.000 euro per 2 anni. La sorpresa è che il progetto viene affidato ad un altro gruppo, guidato dal dottor Vittorio Violante. Noi abbiamo fatto una convenzione con il Ministero, con l'Enea, poi gli aspetti più tecnici e scientifici li abbiamo lasciati, diciamo, alla valutazione anche dei tecnici dell'Enea, insomma, che è ente pubblico. Cioè, quindi voi avevate convocato inizialmente il gruppo della dottoressa De Ninno e poi successivamente l'Enea vi ha suggerito di convocare Violante? Come è stata la... Sì, diciamo alla fine abbiamo fatto un confronto tra le due, comunque noi non siamo entrati su quale delle due scuole, anzi noi per la verità quando ci sono stati i rapporti L'Enea non è che proprio spingesse per la fusione fredda. La fusione fredda la spingevamo più gli Goti, ecco detto. L'Enea prima cerca di convincere il Ministero a finanziare un'altra attività di ricerca, poi, messa alle strette, non può che accettare i fondi per la fusione fredda, ma invece di finanziare il gruppo di lavoro che nel 2002 ha già prodotto un risultato, preferisce puntare su un nuovo gruppo che da qualche anno sta collaborando con americani e israeliani. Noi stiamo vedendo i risultati che sono ottimi, cioè i risultati che sta avendo quel gruppo sono però veramente ottimi. Ma guardi, oggi abbiamo una riproducibilità che è molto vicina al 50%, che non è poco, e abbiamo anche dei guadagni quando si manifestano questi eccessi di potenza sono mediamente intorno al 50%. Agli attuali ritmi quanto tempo ci vorrà per arrivare a un risultato, diciamo, definitivo, quantomeno molto avanzato? E nella ricerca è difficile dare una risposta a tale riguardo, si parla di anni comunque.
Al di là del valore dei singoli ricercatori, resta una domanda. Se a sorpresa non fosse arrivato il finanziamento del Ministero, l'Enea avrebbe mai investito sulla fusione fredda? È evidente che per i dirigenti dell'agenzia la partita si era chiusa già nel 2002, quando il progetto di ricerca di Nino Fratolillo fu ignorato nonostante il successo del primo esperimento. Quel miliardo, 1.250 milioni del progetto del 99, miliardo buttato? Sì. Perché non avete dimostrato che... perché l'esperimento non ha avuto successo? No, perché nessuno si è preso la briga di capire cosa avevamo fatto. Ma è davvero possibile che in un mondo ipertecnologizzato come il nostro una rivoluzione scientifica di questa portata possa essere nascosta? E chi avrebbe interesse a farlo? Immagini alle persone che sapevano tutto della navigazione a vela nel momento in cui appare la navigazione a vapore. Insomma, perdono la qualifica di esperti. Allora è chiaro che uno in questa situazione cerca con tutte le proprie forze di impedire questo trapasso. Si può trattare di reazioni alla, diciamo, dell'establishment che si occupa dei fenomeni che si cerca di studiare da tanti anni, cioè la fusione termonucleare controllata, intorno a cui girano migliaia di ricercatori e milioni di euro di finanziamenti. E probabilmente ci possono essere anche dei motivi di tipo militare legati all'uranio impoverito. L'uranio è un elemento diverso naturalmente dal palladio che può essere però caricato egualmente bene di deuterio. E allora si può ipotizzare che un processo di fusione fredda che avvenisse nell'uranio invece che nel palladio potrebbe dar luogo alla produzione di energia che potrebbe funzionare da grilletto, da trigger di una possibile fissione nucleare dell'uranio. Quello che accade è che può avere armi nucleari di bassa potenza, adatte, diciamo, per una guerra convenzionale. Someone in the world, c'è qualcuno che potrebbe essere riuscito a realizzare delle piccole bombe nucleari a fusione fredda? Yes, it's a perfectly logical. Sì, è un percorso perfettamente logico quello che conduce a questo tipo di esperimento. This type of experiment. E chi lo ha fatto? Dove? Chiunque. Anywhere. Dovunque. Martin Fleischmann si è ritirato da anni in un villaggio dell'Inghilterra. All'ingresso del suo cottage una massima attribuita a un santo. La tua vita passerà, ma fa che il tuo lavoro sia ben fatto. What is so amazing about the whole story? Quello che è sorprendente in tutta questa storia è che il lavoro di ricerca non sia stato sostenuto maggiormente. Non sia stato sostenuto dai governi. Given that there is the possibility of creating an... Dato che c'è la possibilità di creare una fonte di energia pulita, è sorprendente che non ci sia stato un maggiore interesse.